questo Vangelo sono sorprendenti due corse. La prima è quella del figlio minore verso la libertà, verso i desideri senza sogni veri, verso il potere illimitato. La seconda è la corsa del padre che possiamo immaginare nascosto dietro la finestra e che non appena vede il figlio in lontananza gli corre incontro per dirgli il suo amore, per dimostrargli che per lui contano più gli occhi di un figlio che il denaro sperperato. Questo Vangelo, ascoltato tantissime volte nella nostra vita, ci chiede oggi di saper stare dietro la finestra ad aspettare i nostri fratelli, non per presentare loro il conto da pagare, ma per stupirli con il nostro amore, non per capire quanto ci convenga comprometterci in una relazione, ma per testimoniare un amore più grande che non ha origini in noi, non per gustare il loro fallimento, ma per essere pronti ad essere spalla accogliente in un momento di bisogno. Forse è arrivato il momento di rallentare le nostre corse per stare dietro la finestra e imparare dal Padre l'alfabeto dell'amore vero.